Sassuolo Juve 1-3. Praticamente l'ha aperta e l'ha chiusa Dybala, Paulino nostro, tripletta, tripla gioia, 3 punti. Vamos, praticamente non abbiamo corso, cioè abbiamo corso gran pochi rischi con Sassuolo, a parte il gol che gli abbiamo regalato, che è stata un po' una cavolata pazzesca tra Lichtsteiner, Rugani e Chiellini, che sono addirittura scivolati, cioè un gol da comica proprio, che noi se non combiniamo qualcosa non siamo evidentemente contenti. Niente, dico, per il resto mi preoccupa molto, molto Higuaín, che si è bloccato, è un po' in crisi, speriamo quanto prima che si ritrovi. Ha avuto delle occasioni anche oggi, ma non è riuscito a concretizzare, non si sa cosa gli stia capitando. Speriamo che si svegli quanto prima. Direi difensivamente, a parte quella defiance che poteva scaturire il 2-2 del Sassuolo, per fortuna poi non è successo. Per il resto direi abbastanza bene, hanno retto abbastanza bene, a parte il gol che gli abbiamo regalato, vabbè, che avevo già detto, un po' quasi inoperoso direi. Centrocampo direi abbastanza bene con tutti, nessuno escluso. In attacco, se proprio devo dirlo, non tanto pervenuto Mandzukic, direi poca roba. Dybala da 11 con lode. Niente, c'era anche un rigore che non c'è stato dato, un rigore sacrosanto che non c'è stato dato come al solito. Lì la VAR dov'è? La VAR dov'è, mi domando. Ma la VAR esiste solamente per segnalare i rigori degli altri, quando ci sono per noi. Cioè, ce n'è andato uno a inizio stagione, si vede che si sono già pentiti. Niente, ci stanno riprovando a creare un'altra calciopoli con il caso del presidente, ma penso che il presidente non verrà condannato per cosa? Per il nulla più assoluto. Io penso che al massimo, se ci sarà una sanzione, se la caverà con una multa, non di più. Oppure addirittura con la soluzione piena, che sarebbe anche meglio. E diciamo che vedono che sono 6 anni che vinciamo, non riescono a digerire, adesso se ne stanno inventando un'altra. Ma questa volta gli va male, però. Caro caro Stravecchio e compagni. Niente, tornando al campionato, adesso torno infrasettimanale mercoledì con la Fiorentina, in casa all'Allianz Stadium. Ma vediamo di gustarci una bella Fiorentina con patate, anche perché non siamo il Bologna, diciamo, e non siamo neanche il Verona, quindi non pretendo di vincere 6-0, ma almeno 3 pere ci stanno. Niente, siamo tornati ad essere un po' più allegri dopo Barcellona, dove è successo quello che è successo, vabbè, capita, ci rifaremo. Niente, un saluto a tutti e forza Juve. Ciao, 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 ciao.